Allora, stasera siamo qua per presentare Operazione Austerità, come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo, Einaudi, con l'autrice Clara Mattei. Tanto un ringraziamento a Ostello Bello che ci ospita, cioè noi siamo l'organizzazione Sottosopra, e un grandissimo grazie, un ringraziamento a Clara che mi ha risposto molto gentilmente, è riuscita a venire a partecipare con noi nonostante mille impegni, ha trovato uno spazzettino per noi. Un ringraziamento poi a Francesca Coin che ha accettato il nostro invito a presentare il libro, e grazie anche a Gad Lerner che è qui con noi, insomma, che conoscete molto bene. Insomma, io provo a dire due cose veramente veloci, insomma, quando ho letto il libro, insomma. Ma prima di tutto partendo da che Financial Times, insomma, lo ha inserito tra i 20 libri più influenti di ambito economico del 2022. Quindi, insomma, si parla di un libro importante che segni e che ha una tesi importante, insomma, come fa vedere come l'austerity non sia un qualcosa di più vicino al nostro tempo, ma le cui radici sono affondano nel passato, negli anni 20 e 30 del Novecento. Ma un fattore che, insomma, volevo mettere in campo, insomma, che sono per i fatti per cui io studio, su cui studio ultimamente, è il retroterra filosofico dei cosiddetti liberisti italiani, gli autori della scienza delle finanze, se credevano tramite la scienza economica di poter agire sulle menti e sulle azioni delle persone. Insomma, e che avessero proprio una loro filosofia politica, proprio si basasse poi sulla coercizione, appunto. E quindi loro, probabilmente, si rifacevano soprattutto, non erano grandi amanti della filosofia o grandi speculatori filosofici, però avevano trovato interesse alla lettura di Herbert Spencer soprattutto. E quindi intendevano loro l'evoluzionismo proprio di Spencer come un progresso che incorporava tanto una dottrina dell'affinità tra organismi naturali e istituzioni sociali, quanto una conseguente trattazione dei fenomeni sociali alla stregua di quelli naturali. Dunque, sulla possibilità di elaborare leggi e di fare calcoli matematici sui comportamenti individuali e collettivi. Come i positivisti sociali, i loro contemporanei, i liberisti e in particolare i Pantaleoni, intendevano l'ambito delle scienze sociali come un universo matematizzabile e in larga misura prevedibile e che si potesse osservare tramite le leggi economiche, o anche poi si spingeranno poi qualcheduno a dire anche negli Stati Uniti, questo soprattutto le leggi naturali, no? Se uno vuole una prospettiva di lungo percorso fino ad arrivare a Murray Rothbard. E quindi l'altro termine importante che è legato al passaggio dei liberisti è quello dell'edonismo. E l'edonismo, quindi, loro lo intendevano come movente del comportamento umano, la selezione come processo naturale e benefico e di conseguenza disuguaglianza come premessa della selezione. Così da intendere la competizione proprio come legge naturale che assicura il progresso, e la coazione diviene il sostituto sociale dell'istinto di sopravvivenza quando vi è conflitto tra interesse individuale e interesse collettivo. Appunto, proprio in una lettera avvenuta, proprio è una citazione brevissima che faccio, che De Vito De Marco fa Benvenuto Griziotti del 35, riassume così la sua riflessione politico-economica. E qui cito: tentare prima la spiegazione di ogni singolo fenomeno risalendo ai principi del valore e astraendo da cause e forze politiche, e poi passando a queste, quando e qui la regola, non bastano. Per me la politica non è che lotta di interessi antagonistici tra individui e gruppi di individui che si impadroniscono della forza coercitiva dello Stato e la utilizzano in difesa dei propri particolari interessi, che gabellano, con l'aiuto degli economisti e dei giuristi, come fini dello Stato e interessi della collettività. Lo Stato parla e opera a mezzo di leggi, ma ogni legge va analizzata e riportata agli interessi degli individui e dei gruppi che l'hanno configurata. Può avvenire che la legge fatta da un solo individuo risponda all'interesse del maggior numero, ossia della collettività, ma ciò deve risultare dall'analisi obiettiva. Qualunque apriorismo va negato. Non ammetto, cioè per apriorismi, che il fenomeno tributario sia economico e sia politico. È quello che è di fatto. Questa è la trattazione teorica che si oppone alla trattazione che considera la finanza come arte tendente a dare allo Stato norme di condotta politica.
Come scienziato spiego e perciò smaschero la condotta dello Stato nel dato luogo e nel dato momento. Come cittadino e uomo pulito approvo e combatto i fini che lo Stato vuol perseguire. Einaudi, partendo poi da una premessa simile, cioè che non esistono fini dello Stato che non siano fini degli individui, contrappone infatti quello dello Stato moderno, che è quello il quale persegue i fini di elevazione morale e spirituale, e perciò e solo perciò anche di benessere economico degli uomini, nei quali lo Stato medesimo si sostanzia e si compone. Quindi, da questa prospettiva, che ho voluto dire filosofico-politica, si potrebbe osservare che Einaudi, consapevole del fatto della perfetta moralità dello Stato liberale, è bacata l'impossibilità di poter fare a meno della coercizione e che la sua riduzione, essendo l'unica soluzione possibile e praticabile, richiede l'elaborazione di criteri su come e dove incidere e in quale direzione, sia alla ricerca di una soluzione all'efficace e stabile combinazione di efficienza e di giustizia. In altre parole, alla ricerca di un fondamento teorico di una scienza come quella delle finanze, che imponendo comportamenti ai cittadini non può considerarsi esente da giustificazioni morali, anche perché se le giustificazioni economiche che debbano prevalere su quelle morali è pure essa una questione di filosofia politica che non può eludere chiunque si chieda se sia possibile fare a meno della coercizione. E quindi questo è messo il primo punto che vorrei, insomma, che poi Clara ci spiegasse, insomma, meglio, insomma, che emerge questo fatto proprio della coercizione, di come piegare la scienza economica per far sì che i cittadini si adeguino a certe politiche. Ma ora volevo fare, c'era anche una citazione di Müller-Armack, ma se no vado molto oltre a quello che era il tempo che volevo. Insomma, andiamo un attimo sulla riflessione che pone nell'ultimo capitolo. Clara, insomma, quindi hai fatto un po' più contemporanei nostri. Infatti, se vogliamo, io quando parlo insomma del liberalismo, di politiche liberali o di come ci sia disaffezione politica, parto sempre dal rapporto trilaterale del 1975, che individuava la causa della crisi della democrazia nell'eccesso di pretese che essa aveva generato. Quindi un'analisi, quindi quella veniva fatta da quelli degli economisti che hanno partecipato, ma anche filosofi politici, c'era anche Huntington, insomma un'analisi per nulla efficiente che conteneva una diagnosi dal carattere spiccatamente ideologico. Davvero il welfare e le spinte partecipative si erano fatte insostenibili? Soprattutto però non si può dimenticare che l'offensiva egemonica neoliberale che ha accompagnato il revanscismo del profitto sul salario come conseguenza proprio dei successi delle politiche keynesiane avevano garantito piena occupazione, la quale dette forza al conflitto ridistributivo, riduzione di disuguaglianza, attivazione dell'ascensore sociale, insomma, eccetera. La cosa singolare è che la narrazione neoliberale su welfare è stata fatta proprio anche da certe correnti postmoderne della sinistra radicale. Il carattere paternalistico, disciplinare, escludente delle politiche di welfare è stato enfatizzato a dismisura, fino ad occultare la concreta funzione emancipativa che lo Stato sociale ha svolto, garantendo un netto miglioramento delle condizioni di vita e l'emersione sulla scena pubblica di chi fino ad allora era invisibile e consentendo oltretutto quell'inclusione sociale nella cittadinanza dello Stato pluriclasse, che ha rappresentato la chiave per superare le insidie autoritarie dovute all'instabilità dei regimi di massa. La vulgata biopolitica post-facultanea, il ripudio di qualsiasi trascendenza e mediazione politico-sociale, nella mistica della moltitudine, e qui mi rifaccio al libro famoso di Negri e Hard, al di là del linguaggio immaginifico e retoricamente radicale, è piuttosto indulgente verso l'americanismo e anche cauto verso l'Europa ordoliberale. Il progressivo abbandono del terreno sociale nelle riflessioni del femminismo egemonico in Occidente, queste impostazioni si sono rivelate permeabili a una serie di luoghi comuni veicolati nel neoliberalismo, condividendone la retorica antistatuale e pseudolibertaria. La differenza verso i ceti popolari, la valorizzazione della presunta orizzontalità del contratto privatistica, il ripudio dei corpi intermedi, la svalutazione del diritto pubblico, la mitologia della governance. Ecco. E quindi sono in campo, nell'ultimo capitolo, proprio tutte queste riflessioni qui che vanno condensate in questa grande offensiva dell'ordine neoliberale. E insomma, come queste politiche di austerità quindi sono state utilizzate per farci accettare poi alla fine tutto. Insomma, poi io mi rifaccio anche a alcuni studi anche
Questo qui uno pensa sempre all'Europa e pensa che questi discorsi poi non permangano in tutto il mondo, ma anche nei paesi scandinavi c'è questa retorica qua, insomma, ora lo vediamo col nuovo governo di estrema destra, cioè soprattutto in Svezia anche nascono, cioè, a me mi ha colpito, io ho letto un pamphlet degli anni 90 in Svezia che è intitolato Il popolo dormiente, in cui proprio il leader, che è ora leader del Partito dei Moderati, il partito insomma di maggioranza, ora in Svezia, definiva le politiche di welfare capaci di rendere le persone handicappate. E quindi, ecco, spiegato tutto, insomma, quindi non è che solo poi sono solo retoriche americane, tedesche, italiane o altro, ma perseguono tutto il mondo. Ecco, io allora inizierei a porre subito una prima domanda a Gad Lerner e poi... No? Sì, Faccio prima? l'ordine alfabetico. L'ordine alfabetico? Va bene, allora iniziamo con Francesca Coin, che è sociologa, insegna Suspi di Lugano. Sì? Supsi, ah, Supsi, sbagliato io. La prima sensazione che ha avuto leggendo il libro. Poi dopo passo a qualcosa di più specifico nel secondo giro. Ok, dunque, allora, io ho molto amato il libro di Clara, sono anche molto felice che sia uscito, penso sia uno strumento politico utilissimo. E però è uno di quei libri in cui dire, insomma, che tipo di reazione hai avuto è troppo semplice perché il libro è molto complicato, quindi per fare un passino più addentro le cose, io ho visto tre anime dentro il libro di Clara Mattei. Ce n'è una nella quale mi è impossibile entrare e volentieri non entro, che è quella più storica, che quindi ha a che fare proprio con l'epoca fascista e con il pensiero economico dell'epoca fascista, perché dopo viene la seconda anima, che è un'anima. Già qui secondo me è difficile perché il libro di Clara secondo me è un ottimo strumento politico, ma è un libro profondamente accademico, quindi è un libro con strati su strati anche di ricerca d'archivio che tentano di farsi teoria. Ed è in questo tentativo di farsi teoria che diventa uno strumento utile. Politicamente e anche teoricamente, perché quello che poi adesso non so quanto devo parlare, quanto parliamo ogni giro? 5 No, minuti? sì, è sette minuti, Sette sono 7 minuti. minuti. Perché nel fare appunto questa triplice operazione, quello che appunto anche in Italia non si sentiva da molto tempo. Era un pochino, insomma, il tentativo teorico che Clara prova a fare, che secondo me è molto ben riassunto nel titolo inglese, perché alla fine, in italiano non a caso si è cambiato il titolo, secondo me dico io non a caso, però il titolo inglese era The Capital Order. E quindi io lo stavo leggendo, tra l'altro, questo libro, mentre sto scrivendo una cosa sulle grandi dimissioni, su cui ho lavorato nell'ultimo anno, e mentre mi rispostavo, insomma, dall'Inghilterra all'Italia. E leggendo questo testo, una delle ragioni per cui secondo me questo libro fa tutta una serie di operazioni importanti è che quando noi pensiamo all'ordine sociale, un pochino non ci siamo più posti, non ci poniamo più la domanda di da dove venga, come sia strutturato. Appunto, prima si faceva riferimento a Herbert Spencer, io da sociologa, noi non insegniamo più Herbert Spencer, sarebbe troppo divertente, però da sociologa che un pochino ho dovuto vivere in quelle lande tristi dell'Inghilterra del Nord, tutti questi pensatori inglesi predemocratici, quindi che hanno scritto prima del suffragio universale, prima dei sindacati di massa, quando l'ordine sociale era l'ordine naturale e non era questione di capitalismo, intendo dire secondo Herbert Spencer, il punto era che c'era una classe sopra l'altra, una razza sopra l'altra, un genere sopra l'altro, punto fine. Questa è la questione. La vera, come dire, anomalia, la vera cosa innaturale, la cosa che non poteva essere permessa è che questo ordine fosse sovvertito. E quindi questa, poi io qui magari tu citi Mark Blight, io ho un grande amore per Mark Blight e il suo lavoro, però Mark Blight riprende sempre un pochino quella genealogia per dire da dove viene la nostra storia, viene da una diseguaglianza naturale.
Poi è arrivata la democrazia, è arrivato il suffragio universale, è arrivato il Novecento, quindi io, come dire, nella mia mappa teorica salto il fascismo, invece in cui Clara ci porta a pie pari dentro, e secondo me lo salto anche perché nella mia generazione non abbiamo studiato il fascismo in Italia e all'estero, cioè io Gramsci l'ho studiato all'estero, non l'ho studiato in Italia, cioè ci sono tutta una serie di buchi teorico-politici che questo libro secondo me ha il pregio di prendere proprio di petto, cioè ho visto in altre presentazioni, ma anche nel libro stesso, leggo che a un certo punto Monti 2013, austerità 2013, e si capisce come dire, la fretta, l'urgenza politica di trovare uno strumento teorico che ci consenta di dire perché quello che sta accadendo è come dire, perfettamente in linea con l'ordine del capitale, ma ha bisogno di nuovi strumenti per essere combattuto. E magari mi fermo qui perché tanto poi immagino che sarà una bella discussione, però io mi ricordo tutti gli anni, durante tutti gli anni dell'austerità, di aver letto con simile ossessione, mi viene da dire, ma senza venirne a capo, tutti questi autori eterodossi, che tentano di dirci, Massimo Amato perché è seduto di fronte a me, perché è un caro amico che appunto sulla finanza, sull'austerità ha scritto tanto, però io volevo che mi dicessero esplicitamente perché queste operazioni erano operazioni di classe, perché erano appunto uno strumento di, come dire, di ripristino di un ordine che secondo la mia generazione, che è nata in pieno, come dire, in pieno boom economico forse, è strano veder riportate con tale naturalità, ma che per gli economisti che si rifanno ancora, come dire, in fondo all'ordine del capitale, era una priorità, come dire, riportare quell'ordine nonostante i movimenti del lavoro, nonostante i movimenti femministi, nonostante i movimenti anticoloniali, nonostante in Grecia ci fosse un governo socialista, nonostante, insomma, tutte le spinte contrarie che abbiamo visto in quegli anni. A me è molto mancato uno strumento teorico. Io penso che il libro di Clara sicuramente ci offra uno strumento teorico utilissimo, e poi insomma mano a mano penso che andremo a grattare un pochino più in profondità. Anche qui che reazioni, che emozioni dobbiamo dichiarare. Intanto la mia di timidezza di fronte all'erudizione dei miei giovani interlocutori. Sono un vecchio giornalista di sinistra ignorante che non potrebbe fare le citazioni che avete fatto voi e che ho trovato in questa ricerca, che ha una caratteristica particolare. È una ricerca storica molto dettagliata, poi lei lo racconta, ha spulciato gli archivi della Banca d'Italia a Roma, collezioni di giornali, e la stessa cosa ha fatto nel Regno Unito, ed è molto importante il fatto che il racconto su quella fase cruciale del secolo scorso, degli anni 20 del secolo scorso, lei lo ricostruisca in parallelo fra un paese che era considerato all'epoca, diciamo, il tempio della democrazia, e viceversa il Regno Unito, la Gran Bretagna, e viceversa l'Italia, che ha conosciuto dopo la marcia su Roma la dittatura fascista, e scoprire il fortissimo intreccio di argomentazioni in favore dell'austerità, poi vediamo che cos'è, tra il pensiero liberale e i pensatori del fascismo italiano, è qualcosa che ci riporta all'oggi. Onore, l'ho scritto anche alla casa editrice che porta il nome Giulio Einaudi Editore, perché ha pubblicato un libro che sul padre del fondatore della casa editrice, ovvero su Luigi Einaudi, fa citazioni davvero imbarazzanti, che vanno al di là di quello che già si sapeva, e cioè che il futuro presidente della Repubblica Italiana nel 1922, sul Corriere della Sera, ma anche poi sull'Economist, su cui scriveva, giustificava la marcia su Roma e considerava benefico l'atto di forza fascista, perché dopo il Biennio Rosso, dopo quell'esplosione di disordini, bisognava ristabilire la pace sociale.
Ma qui c'è di più, si va proprio nell'argomentazione che spiega questo sostegno, che poi non, adesso non voglio divagare, ma come dire, nella sua onestà intellettuale Luigi Einaudi, come anche Luigi Albertini qui a Milano, che la pensava come lui, il proprietario direttore del Corriere della Sera, dopo prenderanno le distanze dal fascismo. Ci metteranno di più i governi britannico e statunitense, che incuranti del fatto che in Italia fosse accaduto un dettaglio come il delitto Matteotti, o che subito dopo venissero instaurate le leggi fascistissime della dittatura, continuano a investire in obbligazioni italiane perché vogliono sostenere questo regime che finalmente addomestica un popolo anarchico, un po' fannullone, pieno di vizi. Mettiamolo a posto e questo ci dà garanzie per il futuro. Quindi qual è stata la mia prima reazione? È stata di scoprire un libro che era ricerca storiografica molto, diciamo, approfondita e appassionante, ma è anche un libro militante. È un libro marxista che soprattutto si misura nella contrapposizione ai teorici dell'austerità, a cominciare dalla loro visione della società, ovvero la visione della società che loro hanno maturato anche nello spavento. Questo accomuna gli inglesi e gli italiani di quegli anni: lo spavento di fronte alla concreta eventualità che si affacciava di una rivoluzione sociale. C'era appena stata in Russia, quindi, come dire, non gli sembrava una roba così fantasmagorica che potesse accadere altrove. Qui non citi mai la rivoluzione dei consigli di Baviera, ma, come dire, c'era anche in Germania, in Ungheria. Ma, insomma, quel biennio rosso che tu descrivi, di occupazione delle fabbriche, di autogestione, quello in cui addirittura il senatore Agnelli, il vecchio senatore Agnelli, arriva a rilasciare una intervista alla Gazzetta del Popolo, cioè al giornale della sua città, per dirgli: ma forse è meglio che cambiamo i rapporti sociali qui dentro e facciamo una cooperativa, perché noi da soli in fabbrica non possiamo comandare. Bleffava probabilmente, ma per dire il clima, no? Pensavano che potesse accadere veramente. Di fronte a questa centralità che andava assumendo la classe sociale dei produttori, i lavoratori dipendenti, replicavano che il nucleo fondativo di una società sono gli imprenditori e i risparmiatori, e che gli altri sono ingranaggi di questo sistema. I produttori della ricchezza vanno protetti, vanno salvaguardati. Quindi c'è, diciamo, una concezione teorica che prosegue nel tempo e che motiva il come e il perché pensatori che politicamente, in perfetta buona fede, hanno ispirazioni diverse, appunto alcuni di loro diventeranno antifascisti, pagheranno anche un prezzo negli anni successivi, però mantengono questa ispirazione che è alla base di quella che poi lei chiama i Bocconi Boys. Il libro arriva a Milano, arriva ai nostri, ovviamente a Monti, a Draghi, ma arriva molto a Giavazzi, arriva molto al compianto Alberto Alesina, che forse era il teoricamente più attrezzato e aggressivo fra questi economisti della Bocconi, e quindi, diciamo, in questo senso ci arriva a coinvolgere. Adesso non voglio farla lunga, ne ho scritto, quindi è ridicolo ripetersi quando hai scritto, ma non vi risparmierò la lettura che trovate su Facebook della mia recensione pubblicata ieri dal Fatto Quotidiano. Una cosa che invece lì non ho scritto, ma per capire l'impressione, per restare sul piano emotivo, che io avevo provato, siccome Francesca citava l'esperimento, il laboratorio della Grecia come luogo in cui si è manifestata brutalmente gli effetti dell'allestimento di vincoli internazionali
sul destino di un paese, che quando nel 2011 il presidente, il capo del governo greco, Papandreou, socialista, raccontò: ragazzi, qui è un disastro, ho trovato dei conti falsi, e li ho ereditati dal governo che c'era prima, che era un governo di destra, lo dichiaro, lo comunico all'Unione Europea, qui è un disastro. A quel punto Papandreou che cosa fa? Propone un referendum, siamo nella fine del 2011, nel quale invitare la popolazione greca a scegliere, dice: vogliamo, nonostante questo disastro che vi ho detto, vogliamo restare nell'eurozona, perché il nostro destino comune con l'Unione Europea, sapendo che questo comporterà dei sacrifici. A quel punto si solleva a livello internazionale un moto guidato dall'FMI, dal Fondo Monetario, dalla futura, diciamo, azione della Troica, violentissimo, e mi aveva particolarmente colpito che un amico, una persona che stimo e del quale, insomma, un sincero democratico all'epoca, molto anti-berlusconiano anche, che si chiama Ferruccio De Bortoli, sul Corriere della Sera scrisse un articolo per definire quella proposta di Papandreou di chiedere ai cittadini greci una consultazione diretta, eccetera. La definì scellerata, cioè un atto scellerato quel referendum. Ecco, secondo me qui a volte dai piccoli esempi e dalle singole parole si capiscono le mentalità, no? In perfetta buona fede veniva definito scellerato. Tutto quello che è venuto dopo lo sappiamo. Ora, la tesi, qua, secondo giro abbiamo detto, ma io ho un sacco di domande per te e anche qualche, forse qualche critica. Non sono così sicuro come dici tu che le politiche di austerità che tu analizzi lungo un secolo, fino a quelle di oggi, abbiano sempre fallito gli obiettivi che dichiaravano, laddove gli obiettivi che dichiaravano erano una correzione, un ripianamento del debito e un rilancio della crescita economica, oltre che la sconfitta dell'inflazione galoppante. La tesi del libro è che questi obiettivi dichiarati in realtà non sono stati raggiunti, mentre è stato raggiunto e come l'obiettivo di recuperare, diciamo, di ribaltare i rapporti di forza all'interno della società, penalizzando il lavoro dipendente, tagliando la spesa pubblica e quant'altro. Dai, mi fermo qua e le domande te le faccio dopo. Già sono emersi tante cose, sia dall'introduzione che ora le cose che diceva Lerner, quindi direi che può iniziare dalle suggestioni che abbiamo messo noi in campo e poi continueranno da voi. Perfetto, sarò breve. Grazie mille, intanto voglio ringraziare veramente di cuore gli organizzatori, Zacharias in primo luogo e Gian Domenico. Volevo ringraziare tantissimo qua con me questi relatori così importanti. Sono veramente emozionata e devo dire che dopo tantissimi anni di comunque fatica nel cercare di orientarmi in tantissimi archivi e tentare di formulare una tesi, diciamo, a tutto tondo, anche scontrandomi con diciamo qual è la retorica dominante anche all'interno dell'accademia, non solo tra gli economisti ma anche tra gli storici. Quindi il voler proporre una narrativa nuova storica non è semplice, perché anche la battaglia delle idee si fa a tutti i livelli e si fa in maniera, secondo me, ancora più combattiva in accademia. Quindi diciamo che è una battaglia. La battaglia è durata quasi 8 anni e questo non può essere un modo migliore, diciamo, per festeggiare almeno la pubblicazione. Quindi grazie. Volevo proporvi soltanto come spunto di riflessione alcuni dati che sono usciti ieri con il nuovo rapporto Oxfam, che è uscito adesso che si sono incontrati, l'elite globale si è incontrata a Davos, e soltanto
Questo è un documento che mostra quanto le disuguaglianze non smettano mai di crescere a livello globale e anche in Italia, che tra l'altro è uno dei paesi meno disuguali rispetto agli altri, i numeri sono abbastanza sconcertanti. E il 10% dei patrimoni italiani più ricchi alla fine del 2021 possedeva 6 volte la ricchezza della metà più povera dei cittadini italiani. E dal 2005 al 2021 le famiglie in povertà assoluta sono più che raddoppiate e adesso sono 7,5% delle famiglie italiane che sono in condizioni di indigenza. E queste sono stime che, come al solito, puntano sempre al ribasso. Quindi questo è soltanto questi risultati della disuguaglianza, del fatto che un lavoratore su 3 in Italia è povero, quindi che i poveri sono i lavoratori, sono dei risultati non dati, non c'è nulla di naturale, sono risultati costruiti e sono il risultato di 100 anni di successo di austerità. Ora, io mi sono ritrovata a fare l'università, il dottorato negli anni dell'austerità del periodo Monti e mi interessava capire cosa stesse accadendo e mi sono resa conto che tra gli economisti anche critici nei confronti dell'austerità la materia era completamente depoliticizzata. Si riduceva tutto a un dibattito molto tecnico, al moltiplicatore, allora qual è l'effetto, no, della stretta del budget sulla crescita del GDP. E fondamentalmente questo dibattito tra economisti non riusciva, secondo me, a spiegarci il perché l'austerità è così resiliente. Il perché il fatto che comunque anche dopo il 2008 ci sono stati molti critici che hanno mostrato quanto la crescita economica in Italia non è migliorata dopo tanti anni di austerità, quanto effettivamente quindi non si è riuscita a ripagare il debito attraverso le pillole austere. E comunque l'austerità persiste ed è quanto più ovviamente esplicita nella odierna politica economica del nostro governo, sia Draghi che adesso Monti, buonanotte, Meloni. Del nostro governo Meloni, ovviamente sappiamo benissimo che la finanziaria ci sono tantissimi tagli alla spesa sociale, quando ovviamente aumentano quelli bellica, la spesa bellica aumenta ma diminuisce la spesa sociale, e la tassazione regressiva con la flat tax, e poi ovviamente abbiamo l'attacco più esplicita contro i fannulloni, i poveri, con l'uccisione del reddito di cittadinanza e via di seguito. Quindi perché è così persistente? La risposta che ho tentato di trovare, di dare io, è che c'è qualcosa di più profondo che è fondamentale per la possibilità della sopravvivenza stessa della nostra economia capitalistica. Noi non viviamo in un'economia generale, anche se questo ci viene fatto credere anche quelli che vanno a studiare economia, si parla di mercato in maniera molto generica e appositamente si evita di usare il termine capitalismo, che fa parte ovviamente di una retorica austera, non utilizzare il termine. Ebbene, il capitalismo, quindi la crescita economica all'interno del capitalismo, necessita come pilastro fondamentale il capitale come relazione sociale. Quindi il capitale come ricchezza economica, il fatto che il nostro sistema sia votato a investire più capitale per ottenere maggiore capitale, no? E questa è la definizione del nostro sistema economico. Questo capitale come moneta, come ricchezza, presuppone un certo accordo su come organizzare la società. E l'accordo fondamentale è che la maggioranza di noi si trova nelle condizioni di essere un lavoratore salariato, pagato poco, in condizioni molto precarie. E questo, diciamo, è il capitale come relazione sociale. Questo non lo dico io, ovviamente lo scriveva Marx nel Capitale molto tempo fa. Il fatto qua è che questo capitale, non essendo un dato di fatto naturale, necessita di protezione. Quindi l'austerità è una trinità di politiche economiche, fiscale, monetaria, industriale, ma è anche le idee che Zaccaria effettivamente sottolinea, le idee che giustificano questo genere di politica economica per
fondamentalmente precludere qualsiasi alternativa al capitalismo, eliminare la possibilità di alternative. Non c'è l'unica necessità in questo momento, l'austerità, e non è una decisione politica, è semplicemente l'unica strada percorribile. Ed è questa una dottrina che abbiamo tutti abbastanza interiorizzata, l'idea che fare austerità è sinonimo di realismo politico, di prudenza, di valori alti in qualche modo. E l'intento di questa ricostruzione storica è di dire, bene, indaghiamo quello che ci accade attraverso una lente di classe che ormai purtroppo è considerata qualcosa quasi anacronistico, quando non c'è un momento storico più ovviamente di questo in cui i conflitti di classe sono palesi. E questo, quindi, vorrei semplicemente dire, tornando a quello che ci diceva Francesca, che lei dice studia le grandi dimissioni. Secondo me qui diamo un esempio di quello che, diciamo, del perché la teoria che emerge dalla ricostruzione storica sia attualizzabile. Ebbene, siamo in un momento storico in cui, con anche vari fattori, tra cui anche la pandemia, con i vari interventi dello Stato in questo periodo, tantissimi lavoratori in Occidente hanno deciso di non tornare più a lavorare. Il fenomeno delle Great Resignation negli Stati Uniti è un fatto reale enorme, e anche in Italia, in cui ovviamente il fenomeno ha dimensioni minori, comunque si tratta nel 2021 di 2 milioni di lavoratori che non sono più andati a lavorare. Ora, questo capiamo che è una ribellione spontanea nei confronti di, appunto, questi rapporti salariali che sono alla base della nostra società, in cui la gente non ne può più di essere sfruttata, la gente smette di lavorare perché effettivamente i salari sono troppo bassi, le condizioni ormai di precarietà sono enormi, ecco. Ebbene, quindi questa ribellione spontanea nei confronti del capitale, effettivamente il titolo inglese ha senso perché è The Capital Order, quindi questo disordine che viene a crearsi, uniti alla mobilitazione organizzata, perché gli scioperi ce ne sono, anche se non se ne parla, soprattutto in Italia, però nell'Inghilterra adesso con l'inflazione, ovviamente l'inflazione sta scatenando moltissima mobilitazione proprio dei lavoratori, no? Anche nuovi sindacati, negli Stati Uniti stanno emergendo nuovi sindacati nel settore terziario, vedi Amazon, vedi Starbucks, tutta una serie di mobilitazioni, di disordine del mondo dei rapporti del lavoro, che per gli esperti economici sono un serio problema. Perché, ed è una verità, e questo sono d'accordissimo con te, che effettivamente non è una verità che nel sistema economico vigente, se lo si vuole proteggere, l'austerità è necessaria, perché la gente la devi disciplinare. Quindi, adesso che la Federal Reserve, seguita dalla BCE e da tutte le banche centrali del mondo, stanno alzando i tassi di interesse, questa non si può pensare come una forma di irrazionalità, questi hanno cattiva teoria economica, non sono in grado di capire le teorie keynesiane. In realtà questi capiscono molto bene cos'è in gioco. In gioco è l'ordine politico che sta alla base della nostra economia, che di nuovo non è un dato di fatto ma va protetto. Quindi la necessità di disciplinare i lavoratori nell'alzare il tasso di disoccupazione, ovviamente di nuovo queste non sono teorie mie, sto semplicemente riprendendo le basi dell'economia politica. Anche qualcuno come Kalecki ti spiegherebbe chiaramente che il tasso di disoccupazione è fondamentale per mantenere disciplinati i lavoratori nell'accettare andare a lavorare, B, ad andare a lavorare a un costo che è, basso, e quindi che permette di avere l'aspettativa di profitto alto per l'imprenditore e quindi garantire l'accumulazione capitalistica. Ecco tutto, quindi secondo me questo tipo di analisi di classe su quello che capita è quanto mai visibile e ovvia se uno guarda 100 anni fa, quindi cose che oggi sono abbastanza esplicite diventano ancora più esplicite se uno guarda cosa accadeva esattamente 100 anni fa, e qua chiudo, quindi un secondo. Perché? Perché 100 anni fa si verifica la crisi esistenziale più profonda del sistema economico capitalistico. Il biennio rosso, che purtroppo si studia poco sui libri di scuola ed è un periodo fantastico, io ho avuto la fortuna di andare ad esplorare attraverso documenti di prima mano, se uno si legge, che tra l'altro online, gli, esatto, i numeri dell'Ordine Nuovo,
È molto impressionante ricostruire tutta questa afflato per una richiesta di democrazia economica. E quindi la prima parte del libro sviluppa questa crisi esistenziale del capitalismo, in quanto con la guerra, e appunto discuto di quanto la guerra abbia ripoliticizzato i pilastri dell'economia capitalistica, quindi i rapporti salariali non più dati per scontati, ma anzi messi in discussione attraverso alternative più democratiche di presa di diretto controllo della produzione e della distribuzione. Faccio, enumero vari esempi che sono esempi concreti, non soltanto astratti. Noi ci viene da sempre a pensare alternative possono essere solo astratte. Lì erano molto concrete, dalle cooperative, consigli di fabbrica, la Sankey Committee in Inghilterra per la nazionalizzazione del carbone, o una serie di altri casi in cui mostro quanto sia i lavoratori che la borghesia stessa in quel periodo era convinta che il sistema non sarebbe durato più di pochi anni. Quindi vado a ricostruire quello che scrive il Times, l'Economist, cioè era abbastanza sentire comune che il sistema non sarebbe sopravvissuto. Ebbene, in questo momento di ribellione nei confronti dell'ordine del capitale, del capital order, è qui che emerge l'austerità come strumento di controllo di classe, di un progetto tecnocratico globale per ristabilire l'ordine. E quindi questo è quello che capita un po' in tutto il mondo. Io mi focalizzo sugli Stati Uniti e sull'Inghilterra, come ha già spiegato Gade, non mi ripeto. È interessante perché questo confronto di mondi così apparentemente diversi, il fascismo, la nascita del fascismo e la culla del liberalismo democratico, mostrano quanto in realtà la ricetta, diciamo il servizio sui propri cittadini sia stato molto simile per entrambi i paesi. Quindi chiuderei così, che ho già parlato fin troppo. Quindi sì, sicuramente il tema ultimo, le ultime cose finali che ha detto Clara, soprattutto sulla dedemocratizzazione, cioè togliere la partecipazione politica tramite lo strumento salariale, insomma, è un argomento che cerchiamo di vedere un attimo anche con Francesca, no? Mettiamolo in ordine nell'ultimo capitolo, insomma, meditando, insomma, viene citata anche la Thatcher, no? Penso alla sua idea di popular capitalismo, cioè rendere l'operaio imprenditore dando i quote delle fabbriche o altro, esperimento che fallisce malamente, o ad altri aspetti, o come ora si vede in Italia tutta la retorica del fannullone attraverso il reddito di cittadinanza. E quindi mi ricollego anche a quello detto prima, cioè possiamo dire, insomma, che alla fine la mentalità che permane dall'Europa di Maastricht, cioè si è unita a quello che era il rapporto della trilaterale, cioè alle nuove idee neoliberali, cioè non conta più la disoccupazione, solo l'inflazione, ovvero non contano più l'inclusione sociale e la qualità della produzione, ma la remunerazione borsistica del capitale, che quindi si rifà su tutte le politiche del lavoro e su tutti i vari aspetti anche di welfare, di aiuto, di disoccupazione, reddito di cittadinanza e altre cose. Ecco, da qui ti passo la parola a te. Dunque, provo a... c'è un sacco di carne sul fuoco. Provo a dare degli elementi, diciamo, quando sono arrivata a leggere nel libro appunto di Clara, la sua tassonomia dei vari tipi di austerità, no? Lei fa la tassonomia, a un certo punto quindi dice austerità fiscale, austerità monetaria, austerità industriale, le definisce e poi le rende operative, facendo sempre questi passaggi teorici appunto dall'epoca fascista all'oggi. Quando ho letto quella tassonomia, messa lì proprio in una paginetta, poi dopo, come dire, si allarga ovviamente il ragionamento, però l'ho trovato di una chiarezza preziosissima, perché appunto mi torno con la mente a quell'estate del 2005, del 2015, famoso memorandum e referendum, appunto in Grecia. Lì secondo me, dal punto di vista culturale, perché poi io sono una sociologa, ci metto il piedino nel terreno degli economisti, ma poi scappo, ma c'erano due narrazioni opposte. Una era: abbiamo vissuto di sopra i nostri mezzi e quindi meritiamo una punizione, nel senso, ora la Lagarde all'epoca era brutalissima, nel senso, nelle sue esternazioni diceva i greci non chiedano altra, come dire, ancora di essere compresi. Questa era una narrazione. L'altra narrazione era:
È lì che abbiamo inciampato, secondo me. Era una narrazione, se vogliamo, marxiana. Io mi ricordo che ho passato dei lunghi mesi in Grecia in quell'estate e c'era come una memoria collettiva dei colonnelli che tornava, quindi anche una memoria proprio della dittatura, di come il potere è potere violento e come tale, appunto, da, come dire, da opporre. Però tra le due c'era una specie di gap, perché ovviamente c'era un gap, però c'erano tante persone che giustamente rimanevano quasi paralizzate tra queste due narrazioni così opposte, perché veramente che cosa sta succedendo? E il problema dell'economia politica, per come appunto poi ce la conosciamo, è che è diventata una questione tecnica. Appunto, gli economisti scrivono in tutta una serie di riviste, anche queste catalogate, quelle d'eccellenza sono quasi tutte ortodosse, quelle eterodosse. Mi ricordo il premio Nobel dell'economia del 2014 che ha detto: l'eterodossia è l'avamposto dell'oscurantismo. Quindi c'è quasi un giudizio morale in chi fa eterodossia, economia eterodossa. Il punto è: per l'opinione pubblica, per i movimenti sociali, che cosa diventa a quel punto? Diventa una grande confusione. È stato Obama, se non sbaglio, a parlare di crisi epistemica della nostra epoca. Perché contro chi vado? Contro... E lì, secondo me, come dire, quelli ci sono tante letture ovviamente della crisi greca, ma a me è una delle cose che ha affascinato di più in termini proprio di verità, di principio di verità, erano i giretti che Varoufakis faceva per discussione, diciamo, delle politiche da introdurre in quel famoso memorandum. Giretti, dico in modo ironico, ma non c'è niente da ridere, ovviamente. Però quello, il principio di verità, a prescindere dal fatto che sia d'accordo o meno con la sua politica, è che lui a un certo punto diceva: ma perché dobbiamo tagliare le pensioni se l'obiettivo è la sostenibilità del debito? Perché se l'obiettivo è la sostenibilità del debito, allora alziamo le tasse ai ricchi, allora introduciamo una patrimoniale, allora quei soldi tiriamoli fuori da un'altra parte. E questo era un'operazione verità in quel momento straordinaria, ripeto, a prescindere dal giudizio sull'operato della persona, perché era chiaro che il punto era abbassare la domanda aggregata, come dire, scaricare la crisi sui poveri, al fine anche appunto poi di, come dire, creare la grande depressione dentro la Grecia, con tutto quello che significava anche negli equilibri europei, ma non era la sostenibilità del debito. Le due cose erano lontanissime. Certo. Allo stesso modo in cui adesso il punto, no, che appunto a cui si riferiva Clara, che è un po' la mia ossessione pure, perché adesso tutte le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse, come mi insegna il mio amico Massimo, se le alzano i tassi di interesse della Federal Reserve, affinché non ci sia una fuga di capitali, li devi alzare pure nella BCE. Ma nel momento in cui io alzo il tasso di interesse nella banca centrale, in Italia però non ho la stessa situazione occupazionale che c'ho negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti nell'ultimo anno abbiamo avuto 2 posti di lavoro disponibili per ogni disoccupato. A dicembre erano 1,7 posti di lavoro disponibili per ogni disoccupato. In Italia c'è un posto di lavoro per 4 disoccupati. Allora tu mi alzi i tassi di interesse e tu mi crei veramente un forte problema sociale. Perché allora quell'altro punto, che è l'austerità industriale, a quel punto lì noi lo vediamo proprio fuori dall'uscio di casa nostra. E quindi l'eroismo, secondo me, per quello ho studiato le grandi dimissioni, di quei 2 milioni che mollano, cambiano lavoro, che cos'è? Quella è la spia del malessere che c'è nel mondo del lavoro. Al punto che si sta così male che per sopravvivere, uscire dal burnout, uno dice: preferisco mangiare una volta in meno, perché siamo lì, cioè più o meno così, però uscire da questa morsa. Allora, a me in questa situazione difficile, quando la prima volta che ho letto il libro ho pensato, e ci penso da un anno alle grandi dimissioni, però appena ho letto il libro ho detto: beh, ovvio, cioè ovvio, nel senso è una rivolta disorganizzata per uscire dalla relazione salariale, perché effettivamente durante la pandemia avevamo visto che si può, perché se tu mi dai i sussidi per 6 mesi e poi perché mi togli il reddito di cittadinanza subito dopo, se io sto alla fame uguale. Qual è il punto? Il punto è politico. E allora è per quello che ho molto amato il libro di Clara, perché al netto del fatto che non ho le competenze storiche, sono sicura che gli storici si tirano i capelli, eccetera, eccetera, però per me l'operazione teorica che nasce da quel lavoro di archivio e l'operazione politica è utilissima e straordinaria. No, ma cominciamo proprio da dove si è interrotta Francesca. Sentendo gli argomenti molto affascinanti che tutte e due avete adoperato nell'interpretazione delle grandi dimissioni,
avete detto, è un fenomeno non politico di rivolta, eccetera. Può darsi, ma voi sapete che se tra noi fosse seduto un economista teorico dell'austerità, che cosa vi obietterebbe? Vi direbbe, se lo possono permettere di rinunciare al posto di lavoro perché c'è il nonno che ha la pensione, perché ci sono i bot del papà, e quindi perché hanno vissuto fino ad oggi al di sopra delle loro possibilità, giusto? Certo. Questa sarebbe la discussione che nascerebbe qui tra noi, che invece non nasce, perché io condivido la vostra interpretazione, ma questo è, diciamo, il nodo di contrapposizione del nostro tempo, nel quale gli argomenti diventano molto scivolosi. È molto interessante, per restare alla cronaca politica di questi giorni, tu citavi i provvedimenti del governo che se la prende con gli occupabili, con quelli che a sbafo prendono il reddito di cittadinanza mentre invece dovrebbero impegnarsi a lavorare, ma prendi anche il tema del prelievo fiscale. Fermo restando che sulla base del racconto che tu facevi della Grecia, lì i referendum sono in due fasi, quello del 2011 non si fece, si fece quello del 2015 in cui la maggioranza si espresse in maniera netta contro quel memorandum, ma il giorno dopo la Grecia, il governo greco ha deciso ugualmente di applicarlo perché si sentiva vincolato e obbligato a farlo anche contro la volontà dei suoi cittadini. Qui arrivo alle domande per te. Dicevo, è interessante, appunto, è chiaro che non a caso la bestia nera, proprio l'ossessione polemica della destra contro la sinistra è sempre relativa alla questione fiscale ed è l'accusa: voi volete la patrimoniale. Per voi con la scusa di tassare pochi ricchi, in realtà togliete la linfa vitale della società, che è il risparmio e che è il piccolo imprenditore, che è lui il vero produttore, non l'operaio che è soltanto un accessorio. Questo è tant'è vero che quando Giorgia Meloni, interpellata sulle scelte che ha fatto sulla flat tax, deve motivare perché a parità di reddito un lavoratore autonomo debba pagare meno tasse di un lavoratore dipendente, lei ti risponde proprio così, dicendo perché il lavoratore dipendente è più garantito, non corre i rischi che corre l'autonomo, c'ha la tredicesima, c'ha la pensione, capito? Cioè, usa tutta una serie di argomenti per dire che l'autonomo è più meritevole, è più importante, no? E questo, insomma, è il tema teorico che mi pare nel libro corra. Ma dicevo, ci sono delle domande che io credo di avere diritto di rivolgerti senza ottenere la risposta odiosa che danno di solito gli economisti, e cioè che io, come dire, esprimo una teoria, io ti racconto delle verità, tu come dire denunci il tentativo di depoliticizzare l'economia che è tipico dei pensatori dell'austerità, ma a un certo punto l'austerità viene introiettata anche a sinistra. Prima ti accennavo una pignoleria che può sembrare tale perché nel raccontare molto bene come racconti il biennio rosso e l'esperienza dei consigli di fabbrica, che è autogestione, che è l'idea che appunto il popolo dei produttori diventa protagonista, tu continui a parlare in coppia di Gramsci e Togliatti e citi molto Togliatti. È una pignoleria dire che non avrei messo Togliatti al fianco di Gramsci in quella costruzione di quella esperienza che, tra l'altro, dal punto di vista culturale, e di nuovo la biografia di Gramsci va in questa direzione, è anche l'esperienza nella quale l'operaio, lo sfruttato, il poveraccio
vive processi di acculturazione straordinarie, no? Se tu vai a vedere i Montagnana, i Santià, i Parodi, se tu vai a vedere gli operai della Fiat che diventano prestigiosi intellettuali, così come Gramsci, che veniva da una famiglia umilissima all'epoca, quindi è un fenomeno anche culturale oltre che di scontro sociale, nel quale anche Togliatti ha una storia simile, però Togliatti sarà invece colui che troncherà nettamente con l'esperienza consiliare, con l'idea che il partito nasca da quella auto-organizzazione della società a partire dalle fabbriche. Perché dicevo non è una pignoleria? Perché quando negli anni 70 la teoria dell'austerità viene avanzata all'interno del Partito Comunista, negli anni dell'Unità Nazionale, ponendosi il problema urgente di contrastare, di debellare un'inflazione a due cifre che c'era in quel momento in Italia, è vero che Berlinguer fa il bellissimo discorso al Teatro dell'Eliseo, al Teatro Eliseo che qualcuno definisce come un'anticipazione delle tematiche della decrescita felice, della critica del consumismo, del problema ambientale, eccetera. Ma i politici che guidavano quella politica dell'austerità, primo fra tutti Giorgio Amendola, con grande dignità culturale, ma penso anche al capo del sindacato Luciano Lama, invece usavano piuttosto gli argomenti che diceva prima Francesca: abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, noi siccome togliattianamente vogliamo che questa classe operaia, allora il PC si definiva ancora il partito della classe operaia, poi smetterà. Questa classe operaia può e deve gramscianamente diventare classe dirigente di questo paese, per farlo si deve caricare la crisi economica sulle spalle, deve fare i sacrifici, e in questo senso l'austerità viene introiettata anche a sinistra. Questa cosa forse ti portava fuori tema, nel libro non c'è, ma per dire com'è profondo, diciamo, questo pensiero. Le domande quindi sono invece due. Non ti mette in imbarazzo, tu che nei ringraziamenti finali, non mi è sfuggito, fai un riferimento molto personale, molto forte, a tuo prozio, che è un fratello di tua nonna, di tuo nonno, che si suicidò in via Tasso dopo essere stato torturato dai fascisti per paura di parlare. Era un militante dei GAP romani, un partigiano di Roma, e che dici: questo è il mio punto di riferimento. È un libro molto politico, il tuo. Diversi argomenti che tu però avanzi, per esempio la critica della pretesa di indipendenza assoluta delle banche centrali, la critica dei meccanismi sovranazionali di sorveglianza che vincolano ad esempio i prestiti concessi dall'FMI, ma anche all'interno della stessa Unione Europea, sono stati argomenti fino ad oggi portati avanti molto dalla destra e non dalla sinistra. Come ti confronti con questo? L'ultima cosa che dico, in meno dei due minuti che mi sono ancora concessi, è che questo libro deve preoccuparci, è un campanello d'allarme, mettendolo in relazione queste teorie dell'austerità con quanto sta avvenendo a livello internazionale, ovvero sia un sistema finanziario, un sistema capitalistico che sempre di più va disgiungendosi dalla esperienza democratica, che trova sempre di più vantaggioso, trova punti di riferimento, luoghi in cui investire, luoghi in cui rifugiarsi. Penso al Qatar o agli Emirati, per restare al Golfo, ma non è l'unico esempio. Sempre più spesso torna
concretamente ad affacciarsi l'idea che il suffragio universale, facendo votare anche gli ignoranti, impedisce politiche economiche lungimiranti, che appunto gli affari si fanno con sistemi politici che favoriscono l'accumulazione di ricchezza più rapidamente e con meno intralci di quanto non accada dentro alle democrazie liberali. Mi sembra che quindi quel richiamo del titolo italiano all'austerità che ha favorito il fascismo allora rischia oggi in giro per il mondo di riproporsi. Grazie mille. Non dimenticare il bottoncino. Ma per il bottoncino, sì, adesso. Allora, grazie mille, veramente. Allora, sarò breve e spero esaustiva. Allora, che è molto difficile. Allora, per riprendere quello che stavi appunto dicendo, volevo leggervi una citazione di Pantaleoni, Maffeo Pantaleoni, uno dei fondatori dell'economia pura. L'economia pura è il paradigma economico che sta alla base dell'odierna economia mainstream, quella che si studia se uno fa l'università, i fondamenti della microeconomia dominante, quindi l'economia pura che è il risultato della cosiddetta rivoluzione marginalista di fine Ottocento, che in Italia va diffondendosi proprio in quegli anni venti di cui io parlo nel libro. Quindi Maffeo Pantaleoni, uno dei padri fondatori, famosissimo economista, alla pari di Jevons o Varrà, altri economisti di quell'epoca, e Pantaleoni anche che lavora per il gabinetto Mussolini per implementare l'austerità. Beh, lui viene chiamato alla conferenza di Bruxelles nel 1920 come esperto economico. Queste conferenze che iniziano la seconda parte del libro sono conferenze internazionali finanziarie in cui per la prima volta gli economisti accademici sono chiamati a dare dei consigli ai governi, quindi qualcosa che di nuovo noi abbiamo normalizzato, però effettivamente questa prassi ebbe inizio in un momento preciso. Ebbene, lui scrive in questo file, diciamo, formale che distribuisce la conferenza, dice: dove il socialismo è forte, dove la democrazia è forte, la finanza pubblica imboccherà la strada sbagliata. Vittorio Grilli, ministro dell'economia e delle finanze sotto il governo Monti, diceva cose molto simili 100 anni più o meno dopo. La mancanza di disciplina fiscale si trova quasi esclusivamente nei paesi governati da democrazie rappresentative. Quindi l'esplicito modo in cui gli esperti economici 100 anni fa e ancora oggi denunciano la partecipazione democratica alle decisioni economiche e cosa c'è di più importante in una democrazia della decisione, dove mettere il denaro pubblico, il fatto che ci sia questa necessità di effettivamente salvaguardare l'indipendenza delle istituzioni economiche è proprio la base portante dell'austerità, della battaglia d'austerità che io ricostruisco in questo volume. Quindi battaglia delle destre, beh, innanzitutto è una chiaramente ricostruisco come l'idea della banca centrale indipendente, che di nuovo qualcosa che noi diamo per scontato, fu una battaglia importantissima per gli esperti al tesoro britannico negli anni 20, in un momento in cui il governo laburista, in realtà il partito laburista, voleva nazionalizzare la Banca d'Inghilterra con l'idea di portare decisioni sul tasso di interesse in un dibattito pubblico e politico. Ebbene, quindi la Banca Centrale Indipendente come cavallo di battaglia di Ralph Hawtrey, che dice: la banca centrale deve essere libera da non spiegare mai, non rimpiangere mai e non chiedere mai scusa. Never explain, never regret, never apologize. E questo lui lo scrive a chiare lettere, ricostruisco appunto le parole. E questa banca centrale indipendente viene poi diffusa in tutto il resto del pianeta. In realtà questi miei esperti, protagonisti del mio libro, il libro effettivamente ha dei personaggi, cerco di raccontare una storia. Questi personaggi vanno in India, vanno in Brasile e esportano il concetto di banca centrale indipendente proprio con l'idea che la democrazia è inefficiente a produrre le condizioni migliori per l'accumulazione di capitale. Cosa che effettivamente, dato che l'accumulazione di capitale presuppone una serie di sacrifici, ci sta che effettivamente è una cosa che non è favorevole a questo scopo. Ebbene, io credo che il
cavallo di battaglia di cercare di denunciare la mancanza di democraticità dell'austerità e di conseguenza la mancanza di democraticità del capitalismo in toto, perché questo libro è una denuncia alle basi portanti del capitalismo, che secondo me è un tema che adesso negli Stati Uniti sta risuonando molto di più, perché lì siamo in una situazione sociale che te ne accorgi uscendo di casa che non va bene. Io abito a Manhattan, esci di casa, vedi proprio la rovina sociale ovunque ti giri. Ebbene, in questo momento storico c'è, secondo me, più interesse a porre in discussione più in maniera più radicale il sistema. Ebbene, questa battaglia, secondo me, purtroppo la destra potrebbe essere che se ne è appropriata, però non vedo che non c'è nulla, secondo me, di più importante anche per tornare a proprio tutte le battaglie che fecero Gramsci, Contogliatti e l'Ordine Nuovo nel 1919 e 1920, era proprio, e ho un capitolo intero dedicato all'Ordine Nuovo, era proprio l'idea: riprendiamoci la soggettività economica in mano, no? La agency economica, che è un termine che funziona bene in inglese, no? La agency, ce la dobbiamo riprendere. Proprio l'idea che i consigli di fabbrica, l'idea, bene, ci sediamo a tavolino in un consiglio, abbiamo un rappresentante, però si decide insieme come produrre, come distribuire. E ovviamente il progetto di escludere la partecipazione democratica ha avuto successo, tant'è che per noi è normale delegare agli esperti. E una cosa che vorrei dire a questo punto è che l'alternativa A è colpa del fannullone, che di nuovo viene costruita in maniera eclatante in quegli anni con Einaudi, che denuncia il fatto che i lavoratori mangiano troppi biscotti. Ho tantissime citazioni di un Einaudi che dice: ma c'è troppo consumo di cioccolate, di biscotti, chiaramente questi stanno guadagnando troppo, come si permettono di mangiare i biscotti? Non è che non ci fosse un'alternativa teorica, no? E questa è la cosa, per cui per noi è normale ascoltare un economista che ci dice: ah, ma chiaramente tu vivi di sopra le tue possibilità, ma c'erano delle alternative teoriche, no? L'economia politica classica, che è uno dei pochi posti dove si insegna, e in realtà dove insegno io, che sono fortunata, mi hanno assunto la New School, anche perché non mi avrebbero mai assunto qua in un dipartimento di economia in Italia, per cui mi hanno assunto lì, e si studia un paradigma opposto, che era il paradigma, tra l'altro, sposato da Gramsci dai consigli di fabbrica, che metteva al centro della macchina economica il lavoratore. Quindi l'idea era ovviamente il plusvalore, quindi il valore, il capitale, è il risultato del lavoro non retribuito dei lavoratori. Quindi l'agency era del lavoratore, no? Cosa succede? Con la svolta del paradigma neoclassico, di cui Pantaleoni è uno dei fondatori, si passa all'idea che invece la macchina economica non è guidata dal lavoratore, ma è ora guidata dal risparmiatore investitore. E questo a livello teorico è un passaggio di modello fondamentale che avviene proprio esplicitamente per ovviamente legittimare chi sta in alto, quindi dire ovviamente: perché tassare i ricchi se i ricchi sono ricchi perché se lo meritano, e tra l'altro grazie a loro sono ricchi anche tutti gli altri. No, l'allergia nazionale all'idea di tassare progressivamente, che negli Stati Uniti fa sì che le 400 famiglie più ricche negli Stati Uniti pagano una aliquota molto più bassa rispetto a tutti gli altri gruppi negli Stati Uniti, questa idea qua è giustificata da teorie più precise, da teorie che sono ovviamente molto ideologiche, però che si diffondono a tutti i livelli della società. Quindi passare da un modello economico che è fatto di classi e di conflitto tra classi, in cui c'è il lavoratore al centro dell'accumulazione capitale, ha un paradigma economico in cui ci sono solo più individui e c'è solo più armonia tra individui, e chi assomiglia più all'homo economicus effettivamente è il virtuoso, quindi la teoria dell'astinenza, che sostituisce la teoria dello sfruttamento del paradigma di Ricardo, Smith e Marx, è un passaggio fondamentale nel costruire la giustificazione per l'odierno sistema. Quindi secondo me questo è molto importante, tant'è che ovviamente cosa succede con l'austerità? Si incrementa la nostra dipendenza dal mercato, e questo è furbissimo, perché hanno ragione questi economisti: perché tu puoi smettere di lavorare? Perché chiaramente hai modo per vivere altrimenti. Bene, noi aboliamo gli altri modi che hai tu per vivere altrimenti, facciamo in modo che tu non hai altro modo ma quello di vendere la tua forza lavoro sul mercato. A quel punto incrementi la competizione, e questi economisti lo dicono chiaramente, cioè sono molto espliciti, io non mi invento nulla, ci sono le loro parole. Io credo, Alesina diceva: bene, così
se noi privatizziamo, se noi eliminiamo i lavori pubblici, lui ce l'aveva molto col Sud Italia perché c'era la cultura della dipendenza, no? Erano tutti troppo dipendenti, non dal mercato ma dai sussidi statali. Quindi eliminiamo tutti i lavori pubblici, privatizziamo, così quello, il salario, the reservation wage, che adesso non so come si dice in italiano, esatto, il salario di riserva quindi sarà abbassato, quindi no, il lavoratore non avrà... Quindi è tutto molto razionale. Quello che io sto dicendo, questo non è sbagliato come teoria, è semplicemente una decisione politica di qual è il modo di organizzare la nostra società. Questi economisti non è che sono stronzi, scusate la parola, sono persone che credono fortemente che il modo migliore per organizzare la nostra società sia l'economia di mercato capitalistica, e una volta che accetti questo presupposto, allora accetti necessariamente che se la gente non va a lavorare a bassi salari non c'è incentivo di profitto e il sistema non funziona più e l'inflazione va su. Però quindi il punto è di dire, segnaliamo, non è qualcosa di necessario, apolitico e tecnico quello che ci sta dicendo Jerome Powell o chi per lui alla BCE. Sono decisioni politiche e questi economisti lo sanno benissimo. Il punto è che noi invece, che ci siamo bevuti tutta la retorica austera, siamo convinti che questi facciano della scienza esatta. Mi spiace, bisogna capire che questi qua stanno facendo una precisa politica economica che è per definizione politica. E quindi secondo me guardare a quello che capita col fascismo, il fatto che ci fossero esplicite ritorsioni e coercizione non solo economica ma anche politica, fa ben vedere quanto il concetto che noi siamo in democrazia e cent'anni fa eravamo sotto il regime fascista inizia un po' a traballare, perché le similitudini su quello che accadeva in una democrazia liberale in Gran Bretagna, quello che accadeva ai tempi con Mussolini e quello che accade oggi purtroppo fa abbastanza rabbrividire. Quindi anche queste dicotomie, nel senso c'è la democrazia, c'è il fascismo, iniziano un po' a barcollare se ci domandiamo ma cos'era allora alla fine il fascismo. Dal punto di vista economico il fascismo è stata una soppressione salariale per tutti i 20 anni del regime. Questo è stato, diciamo, il carattere più peculiare dell'economia fascista. E non siamo molto lontani da questo. Quindi ovviamente c'è molta provocazione, ma è anche un modo per farci riflettere più criticamente sul presente. Ho parlato per 3 ore, scusate. Basta. Come si fa? Che qualche domanda per loro? Qualche domanda al pubblico. Esatto. Sì, bene, se vorrebbe. Momento, insomma, se qualcuno vuole dal pubblico fare qualche domanda, vedo il professore Amato qui davanti a me, magari. No? Venisse, no, se qualche altro vuole porre qualche domanda, sì, prego. Lascio stare, va bene. Come nella ricetta, diciamo, la recente, diciamo, la teoria dell'austerità, espansiva di Rolo, si fondi su un articolo non referato e con degli errori logici, non solo di database. Però se io vado a ripercorrere la storia del pensiero, dell'argomentazione, della controrivoluzione del pensiero, diciamo, neoclassica, della controrivoluzione neoclassica, potrei provare a individuarne tre che sono, che ritengo fondamentali. Fondamentale è stata sicuramente l'operazione di Milton Friedman, che dal punto di vista teorico è di una scorrettezza estrema, ma perché si costruisce una epistemologia profondamente scorretta, altrimenti non potrebbe costruirsi il consenso all'interno del mondo degli economisti. Certo. Seconda cosa, che mi fermo lì perché sennò non ho un contributo, e il celebre saggio del convegno della Trilaterale sulle eccesse di democrazia. Anche che fondamenti teorici ha dal punto di vista della politologia e della sociologia? Nessuno. Però la scorrettezza
teorica sottostante su tutto il piano delle varie scienze sociali, se ne frega, alla fine riesce ad avere essere convincente. Certo, certo. E lì ci ritroviamo, perché se io penso a quello, a io sono, e qui concludo su chi sono, io ho studiato economia, fra l'altro con i vari Giavazzi, eccetera, così. Mi sono laureato, mi sono dimesso da economista, mi sono scoperto sociologo dopo 10 anni di attività. Adesso, passato per Navighetto, sto lavorando in servizio medico. Ma è proprio questa, quello che mi rimane, questa convinzione e questa attenzione che nessuna, diciamo un paradigma, che ne dicano il Lakatosh piuttosto che il Popper, per essere vincente non è solo superiore nella sua qualità di spiegazione, ma per la capacità di persuadere trovando le scorrettezze giuste. Assolutamente. Assolutamente. Qualcun altro? Velocissimo. Allora, a proposito della pervasività, di questa visione che l'austerità fa bene, abbiamo menzionato la seduzione che ha conquistato la sinistra, no? Ne parlava proprio Gerd Lerner, a proposito del fatto che l'austerità è ciò di cui si deve far carico, per esempio, il movimento operaio per risolvere l'inflazione e altri problemi. Io ho apprezzato tantissimo anche il taglio politico che mi fa risalire a circa 30-40 anni fa, quando di queste cose si parlava senza reticenze, invece oggi se ne parla con imbarazzo, no? Quando uno tira fuori il vecchio Marx sembra che sia fuori dal tempo, no? Allora, pensiamo però, allora, visto che l'austerità ovviamente è promossa dal capitale, mettiamola così, usiamo i termini proprio marxiani, ha sedotto la sinistra, che quindi non difende più gli interessi del lavoro salariato e del lavoro in generale. Io volevo anche aggiungere un altro punto di riflessione. Io direi che ha sedotto anche i movimenti populisti, che almeno quelli come li abbiamo conosciuti in Italia, che si propongono come alternativa, come opposizione, come insomma anti-establishment. Però allo stesso tempo quello che spesso vanno a predicare è una pulizia esattamente molto simile a quella della spending review. Se noi pensiamo a Grillo Silva sulla casta, se noi pensiamo a quanto si dice sugli sprechi dei parlamentari, che sono troppo stipendiati, che sono troppi, bisogna ridurli, la macchina amministrativa è troppo costosa, ci sono un sacco di sprechi, che magari è anche vero, per carità, però se si fa dello spreco l'elemento interpretativo cruciale della politica, finisce che poi si entra dentro questa stessa logica, quindi non se ne esce né da destra, né da sinistra, né dal centro, né dal populismo, né da sopra, né da sotto. Siamo un po' in questa situazione e vabbè, forse se devo fare la domanda è come se ne esce. Grazie. Una domanda, se mi è concesso. Nella ricostruzione che lei fa, mi chiedo veramente, perché non sono stati nominati, quindi bisogna capire che se hanno uno spazio, che spazio hanno, qual è lo spazio di Keynes e di Snaffa? Perché da una parte a me viene in mente il Keynes che nel 1936, quindi diciamo una decina d'anni dopo l'esperienza dei consigli di fabbrica, dice, e in pieno, diciamo, in piena costruzione del discorso dell'austerità, dice: il risparmio come atto di sacrificio non ha alcun senso economico. Quindi, diciamo, toglie proprio quell'elemento alla senior, diciamo. Questo è un aspetto. Dall'altra, Sraffa, negli anni 60, dice: il salario è una variabile indipendente, però, signori,
in un sistema tecnico in cui la teoria del valore del lavoro non funziona più, quindi non abbiamo più nessuna possibilità di ragionare del lavoro in termini di origine di lavoro. Okay. Quindi, da una parte abbiamo le politiche keynesiane, quindi diciamo dal mio punto di vista di storico un problema nella continuità, perché diciamo non sono 100 anni di austerità, ma ci sono 30 anni di politiche pubbliche, di costruzione di infrastrutture, di costruzione del welfare state, diciamo, e quelli mi sembra che siano anni abbastanza decisivi, contro i quali poi si è ricostruito il discorso liberale. Dall'altra c'è il problema del fallimento della strategia sindacale del salario come variabile indipendente, che fu, diciamo, una delle, diciamo, degli slogan di Claudio Napoleoni, ma fu anche una delle grandi, diciamo, dei grandi mea culpa, diciamo, di Claudio Napoleoni, che disse: "Dici, siamo proprio sbagliati, perché è evidente che pur dovendo pensare a un'alternativa al capitalismo, dobbiamo tener conto che l'alternativa la pensiamo nel capitalismo e quindi con i vincoli che questa cosa comporta". Certo. Qualche altro? Vabbè, facciamo così. Intanto rispondi a queste domande. Sì, sì. Lasciamo anche la gente andare a casa. Sì, poi così passiamo se qualcun altro vuole. No, ho esaurito le carte. Vabbè, lo tengo anche così. Allora, grazie mille per le riflessioni. Allora, dal punto di vista del valore epistemico della teoria marginalista e poi della sua evoluzione nella Chicago School di Milton Friedman, con il famoso, l'unico articolo di metodo che gli economisti leggono è l'articolo che immagino avesse in mente lei, che è un articolo Methodology in Economics, adesso mi dimentico il nome, in cui però appunto diciamo che è uno che ha letto di seconda mano Popper e ha fatto una cosa veramente che non sta in piedi dal punto di vista del valore di tutta la riflessione epistemologica dei scienziati. Certo, appunto, e lì è molto importante che ovviamente di nuovo è qualche cosa che, se uno ha la fortuna di studiare economia in chiave un po' critica, se ne rende conto, ma gli altri ovviamente diciamo meno si rendono conto del fatto che questa, quella che si dice physics envy, questa invidia verso la fisica che hanno gli economisti e questa volontà di equipararsi alle scienze naturali, le scienze dure, è qualche cosa di estremamente costruito ad arte, in modo da ovviamente apparire più convincenti, ma di nuovo è costruito per motivi chiaramente politici, perché nel momento in cui ne racconto io chiaramente si vede il connubio tra un momento in cui Pantaleoni, e questa è l'operazione che secondo me ha fatto arrabbiare tantissimo gli storici del pensiero economico che ho frequentato, è che io prendo Pantaleoni nella sua astrazione teorica, in cui lui appunto dice: la mia teoria è solo frutto di sillogismi, noi facciamo proprio un sillogismo aristotelico, partiamo dall'homo economicus e da lì deduciamo delle leggi rigorose pure come in tutte le altre scienze naturali, no? Ed è questa l'estasi dell'economista. Umberto Ricci parla del risalire la torre d'avorio e vedere questa sì, certo, esatto, l'estasi dell'economista. Ebbene, in questo momento qui, in cui però se uno legge Pantaleoni, quello che scriveva sul Popolo d'Italia, Pantaleoni dice: i lavoratori sono come dei porci che spendono tutti i loro averi in vino e andare per donne. Questo lo dice proprio, cioè il proprio citazione. Quindi se metti insieme i due pezzi ci si rende conto di quanto questa operazione di depoliticizzare l'economia, cercando di prendere come esempio dei canoni metodologici fissi, sia ovviamente lo strumento più potente dal punto di vista politico, perché dà autorità, autorevolezza all'economista. Detto questo, ovviamente dal punto di vista, se uno studia un minimo di filosofia della scienza, si rende conto che non solo le scienze dure hanno, nel senso, ed è il motivo per cui secondo me è interessante pensare alla verità non in chiave di verità o falsità rispetto alla reference theory of truth, ma alla verità in chiave, secondo me, pragmatica. Quindi
È molto vera la teoria neoclassica se pensi a quello che è riuscito a fare nelle menti di tutti noi, no? La verità sta lì, cioè non è nella purezza di quello che dice, che ovviamente ha basi che vacillano, però è l'intelligenza. E quindi se uno pensa alla verità come ce l'aveva a mente un Gramsci, che parla di verità in senso di prassi e quindi del fatto che avvelocizza l'azione, la teoria, no? La teoria è legata all'azione, avvelocizza. Allora in quel modo lì in realtà è molto vera purtroppo la teoria neoclassica, perché ci ha convinto tutti. Ci ha convinto a tal punto che perfino tutti gli ideologici della cosiddetta sinistra e perfino un Berlinguer, accettando comunque il compromesso, accettando il compromesso di fare del socialismo all'interno di un sistema capitalistico, ovviamente non aveva alternativa in un momento in cui, tra l'altro, negli anni 70, il movimento del 77, il movimento del 69 sono movimenti profondamente anticapitalisti, in cui il mio amico Luca Falciola, che ha scritto un libro molto bello sul 77, in cui c'è una critica di nuovo a quello che io chiamo nel libro pilastri, quindi alle relazioni salariali, alla proprietà privata dei mezzi di produzione. Queste critiche così radicali sono le critiche che ti dicevano: o vai al di là e trovi delle modi differenti per organizzare la società, o stai al di qua. Ora, se Berlinguer e il PC decidono di stare di qua, è chiaro che l'austerità la devi imporre, perché il problema dell'inflazione c'è. Quindi in qualsiasi altro modo per risolvere l'inflazione implicherebbe una forma di pianificazione o comunque di democrazia partecipativa che non era compatibile col capitalismo stesso, no? Quindi in qualche modo la sinistra d'oggi, per rispondere un po' alla domanda, è una sinistra che ha accettato il compromesso che non c'è alternativa al capitalismo, che secondo me il primo passo, ed è questo il motivo per cui ho scritto questo libro, è il primo passo a cercare di vedere il mondo con gli occhi differenti e capire la storia in modo differente, perché se uno ricostruisce la storia con occhi più critici, e di nuovo, invece che mascherare quello che capita realmente, spiegarlo, perché un'altra genialità del perché più vera la teoria neoclassica è che invece di spiegare cosa accade, obnubilano, nascondono, no? Il tipico concetto di ideologia, nascondi invece che spiegare. Invece se cerchi di dare un'altra lettura alla storia, potrebbe servire, secondo me, per aumentare l'immaginazione verso il futuro. E secondo me questo è importante. Ora non ho tutte le risorse, Lorenzo Sacconi, ho presentato la Casa della Cultura l'altro giorno, mi diceva: ma l'Akatos voleva un paradigma alternativo, e io credo invece, se in una visione più gramsciana, che le cose le inizia a pensare quando iniziano a succedere, quindi non possiamo astrattamente dire: ah, ecco l'alternativa, qua c'è un template d'alternativa, adesso applicala. Cioè ci si organizza, inizia a capire la storia differentemente, inizia a organizzarsi proprio il concetto di prassi, e da quel momento puoi iniziare a riflettere con altri valori, con altri criteri e proseguire. Secondo me, altrimenti è molto difficile. Due parole su Keynes. Faccio arrabbiare tantissimo anche i keynesiani, perché questo libro ha Keynes come protagonista, non protagonista, nel senso che è presente nella storia, e un po' il messaggio di questo libro che vorrei adesso, col nuovo libro che sto scrivendo per Chicago, molto all'inizio, è cercare di rivedere anche il periodo della cosiddetta Golden Age, degli anni gloriosi, no? Perché secondo me parte della narrativa che io vorrei criticare, una narrativa che ti dice: bene, il problema è il neoliberismo, non è il capitalismo, perché il capitalismo ha un volto umano, guarda cosa è successo negli anni gloriosi in cui si stava tutti bene, il problema è il neoliberismo, e allora basta qualche soluzione, qualche ritorno al Green New Deal, quante ritorno a qualche Bretton Woods o così. Invece l'idea qua sarebbe di dire che secondo me già Keynes capiva benissimo che negli anni 20 Keynes era molto austero, prima poi di passare alla critica, alla Treasury View nel 1920, proprio negli anni caldi del biennio rosso, Keynes era il primo a dire: i tassi di interesse devono andare addirittura al 10%, quindi lui sostiene una politica di deflazione nel momento in cui il capitale è messo in discussione. Poi, una volta che la situazione si è calmata, c'è un ripensamento a livello teorico importante, però quello che vorrei mostrare è quanto anche gli anni gloriosi in realtà presuppongono una certa dose di austerità, nel senso che comunque i rapporti salariali ovviamente non possono essere contestati. Appena si contestano, come è successo comunque negli anni 70 in Italia, appena comunque la quota dei salari aumenta, e quindi in qualche modo aumentano anche i salari, non solo la quota dei salari, a quel punto lì serve l'austerità per mantenere il sistema in vita, oppure si cambia. Però serve una dose di austerità, diciamo, perché c'è un preciso limite politico a quello che può fare un sistema sociale all'interno del capitalismo senza
far sì che la gente si arrabbia e voglia qualcosa di diverso. Quindi non convinco mai nessuno, ma spero che scrivendo il prossimo libro riuscirò a convincere. Sdraffa, questo sono, mi cogli proprio impreparata, perché dovrei rifletterci di più e quindi spero di farlo. Grazie.